Buongiorno ragazzi, oggi per me è un gran bel giorno, dato che oggi, proprio adesso, mi sto dirigendo da Boscolo a ritirare le due cannine che andranno ad abbinate ai due Metanium. Dato che adesso sono in live, se mi state guardando alle 13 appena uscito il video, provate a commentare qua sotto. In Instagram ci hanno provato, sono delle Shimano, però non hanno indovinato. Secondo voi cosa sono? Sono qua con il mio Eurobeat ignorante, giusto per viaggi in macchina. Quindi mi sto dirigendo da Boscolo per prendere queste nuove cannine e per fare l'unboxing. Infatti quest'oggi farò un unboxing un po' più particolare rispetto al solito, un pochino più bello. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Preparatevi che l'unboxing non ci saranno solo le canne, sono alcune chicche per i prossimi video. Anche se le canne andrò a usare molto probabilmente nei prossimi video, adesso bisogna vedere. Dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Abbiamo qualcosa per una cosa, ok, il Monix Supernato Beetle, la taglia più piccola con il Baby, che è un 5,5 grammi, e l'ho preso anche da compatto. Andiamo a tirarlo fuori. Questo, oltre a quelli bassi e i reali a colla, lo voglio utilizzare principalmente a caviglia, che è la taglia perfetta, ma perfetta per pescarli. Bellissima la colorazione e la taglia perfetta, un piccolo crawler, quindi bel movimentino e soprattutto questo a caviglia, faccio cacao, faccio un occhio di più ancora, e mi tornerà molto utile nei prossimi video che vedrete nelle prossime settimane. Dunque questo Cavedani, faremo delle belle cose con questo, ve lo prometto, e ci divertiremo un sacco. Uso un po' di 0,40 per il floro, per mettere sul Metanium, quello al porto di recupero 8, era con la memoria che mi imparavo abbastanza facilmente e anche abbastanza vecchio, quindi ho deciso di prendere uno nuovo, preso un po' di metri, così dopo lo imbobino e lo proviamo. E 0,40 di floro, tiene 12,6 kg per 150 metri. Mi è stato consigliato anche da Bosco, che ha detto che è veramente veramente buono, quindi mi pare già bene. Poi cos'altro? Un altro paio di cose, un paio di spoon per andare a cheppie, ragazzi, andremo a cheppie. Ho preso questi due, 8 grammi e 14 grammi, per cercare qualche bella cheppiolona. Tra qualche settimana vedrete anche alla ricerca del salmone italiano, non so, però andrò alla ricerca del salmone italiano proprio dedicata alla cheppia. Sapete già che chi segue più la pesca di Cavedano ha già preso cheppie in passato, anche di carine, in vari metodi, in vari posti, però questa volta voglio proprio dedicarmi alla cheppia in torrente. Preparatevi, ci saranno dei grandi video. Per un po' di spoon così, dato che molti continuano a parlarne, ho preso anche dei mini shiner, così, perché dicono è buono, buono, proprio, ok, proviamo, voglio proprio sentire se sono così forti come dicono. Questa è la versione a 3 pollici, uso una colorazione molto naturale, con questa violetta che riflette, potrebbe andare molto molto bene a reali.
perché no? Perga anche. Poi. Cos'altro abbiamo? Infine abbiamo un X-Rap Saltwater, però un Twitch, cioè un jerk spalettato, colorazione arancione, perché per il Flash Water c'era solo da cos'era? 8 cm, questo non è un... questo è un 6 cm, per il Flash Water c'era solo da 8, era troppo grande, io volevo una caramella così per i cavedani e magari anche per i reali, è già dotato di mono, quindi potrei anche portarlo a trote o a cheppie. Con questa bella colorazione in giallino sotto e giallo un po' più scuro sopra. A cavedani lo vedo molto bene, infatti andrò a utilizzarlo così. Infine passiamo alle canne che saranno abbinate in metà. Allora, chi mi segue su Instagram sa già che sono delle Shimano entrambe, però ne sono ancora immigrate. Questa è la prima da abbinare al mulinello del 7A1. È la Yaesei Perch Twitch and Jerk Perch. Sono entrambe da due pezzi. Questa è una 9-18 grammi ed è veramente veramente bellissima. Lancio abbastanza lungo, una canna da jerk, una canna da top water e un fusto veramente reattivo, molto veramente molto duro, e questa cosa mi piace, volevo una canna bella reattiva. Infatti la canna che ho da jerk top water andrò a utilizzare con i crank un pochino più leggeri, perché è un pochino più morbida. Questa è giusta per dare delle belle splacchettate ai miei jerkbait. Questa finitura in carbonio mi piace molto, è una 2,15 m, la Yaesei qua, dobbiamo fare anche una punta, direi. Ok. Adesso vi faccio vedere anche il test in testa. Veramente reattiva. E questa cosa mi piace, è molto comoda da tenere, è leggerissima. E andiamo anche a binarla, quasi, perché ci siamo. Ho dietro i mulinelli. Ok. Ecco, ho anche azzeccato tra l'altro. Finale. Questa, ovvio, è destinata a bass, soprattutto reali, e anche cavedani top water. Questa voglio farò il disastro, magari anche spigole. Questa combo veramente farà di tutto. Ah sì, i perca ovviamente. Questa combo spaccherà veramente tutto. Non so neanche dire, perché combo così si presenta da sola. Allora, dopo detto su questa, tiriamo fuori l'altra. Vuol dire che proprio nessuno ha pensato a queste due canne, soprattutto questa. Questa ovviamente andrà al veloce, questa è una canna che mi servirà per pescare a jig, ed è la Bass One XD, che è una canna JDM, giapponese, per un mercato giapponese, però, è un... una gran canna anche per il mercato europeo. Comunque vorrei farvi notare che nonostante sia in una roba, cioè non è che tutte le cose che faccio, cioè mi sto prendendo tutto qua, mi raccomando ragazzi, lasciate le sponde dei vostri film canali roba sempre puliti. Eccola qua,
perché questa c'ha l'involucro in plastica, adesso vado subito a mettere nella borsa e dopo ve la faccio vedere. Ok, vedete, questo va, questo me lo porto a casa, questa è la canna, questa ha la particolarità di avere l'innesto con la punta che va inserita dentro il fusto e non il contrario. Ed è veramente un bel palito, soprattutto da vedere. Questa bella impugnatura e questa bellissima grafica, tutta bella nera come piace a me. E andrei a prendere anche l'altro pallinello che attualmente è senza filo. Bellissima anche l'impugnatura in giro del portamolinello. Ecco qua, mi accorgo, ho sbagliato, veramente veramente spettacolare il figurino che fa, sono entrambe veramente leggere. Pesano niente e fanno lo sporco a figura entrambi. Non ho preso due della stessa serie, ma due di serie diverse, perché entrambi mi piacevano e hanno gli scopi completamente differenti. Anche questa è la signora Cannini. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, per non perdervi i prossimi video. Dunque direi che per questo video è tutto, ciao a tutti.